Nella canzone Amici mai di Antonello Venditti, uno dei primi passaggi era: certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Non l'ho cantata. Effettivamente, chi ha cominciato a seguirmi dagli albori di questo canale sa che le mie prime cavolate, quelle che ho fatto all'inizio, sono state d'impulso su piattaforme di peer-to-peer lending straniere. Dagli errori si possono trarre due conclusioni: uscirne bruciati e per cui soffrirne come in amore, oppure imparare dagli errori passati, trarne degli insegnamenti e diventare un investitore migliore. Oggi ti dico perché ho deciso di investire in Prepay e di aggiungerlo al mio portafoglio di investimenti, ma solo dopo la sigla. Bentornati, io sono Pasquale e questo è Io Risparmio, il canale del vostro amichevole risparmiatore ed investitore della porta accanto. Oggi porto nel canale un'altra avventura che spero sia una storia d'amore a lungo termine. Quando parlo di Prepay lo faccio con sincero orgoglio, visto che, pur essendo l'azienda nata nel cuore del mondo finanziario, ovvero a Milano, i soci fondatori sono due miei conterranei che portano avanti un progetto imprenditoriale all'avanguardia, andando a solcare orizzonti che sono nuovi ed innovativi confrontandoli con qualsiasi piattaforma che io abbia mai visto in precedenza. Un doppio orgoglio, sinceramente. Vediamo in dettaglio cosa faccia la piattaforma e quindi di quali progetti si occupa, come funziona, e diamo anche un'occhiata al suo interno andandola a sbirciare al PC. Prepay basa la propria etica e politica su alcune fondamenta che i fondatori hanno chiamato ecosistema Prepay. Questo ecosistema è formato dagli strumenti che vengono messi a disposizione di ogni investitore per tutelarlo e aumentare il rendimento del capitale investito. Attualmente ci sono 6 principali strumenti sui quali si basa questo ecosistema. Un ecosistema che permette alla piattaforma di mettere in atto lo slogan: la prima piattaforma di crowdfunding investor first. Un investitore infatti che non è più un numero ma una persona. Una dimostrazione? Antonio, uno dei soci fondatori, conosce ormai i nomi di quasi tutti gli iscritti della piattaforma e diversi di questi addirittura di persona, grazie alle cene che Prepay organizza in tutta Italia per incontrare tutti gli investitori della piattaforma. Per cui un rapporto finanziario che va oltre il finanziamento, ma si pone più su una etica quasi intima e personale, quasi un circolo degli investitori. A parere mio questa è una cosa favolosa. Certo, non è solo questo che ne comprova il tutto, ma non sentirsi un numero e sentirsi parte del tutto mi ha colpito moltissimo. Il primo pilastro è quello che sicuramente ha più contribuito alla fama della piattaforma, la formula Prepay. I primi a portare nel mondo del crowdfunding uno strumento utilissimo agli investitori. In cosa consiste? Quando si investe in Prepay con un investimento minimo di 250 euro entro 15 giorni dalla chiusura del progetto, si ricevono gli interessi anticipati direttamente in piattaforma, interessi erogati dall'azienda finanziata e non da Prepay. Ovviamente il dubbio qui si potrebbe instillare in ognuno di noi è quello che sia uno schema Ponzi, e invece no. Infatti è sempre l'azienda proponente del progetto che, grazie ad accordi sottoscritti con la piattaforma, si impegna, quando previsti, a pagare gli interessi pattuiti in anticipo. Oltre a questo c'è un'importante due diligence in cui Prepay si accerta che l'azienda proponente abbia anche liquidità nelle proprie casse tale da coprire almeno il 50% dell'importo finanziato. Si finanziano solo progetti solidi che hanno rischi correlati più bassi. Oltre a dare un vantaggio economico, permette anche di sfruttare una serie di interessi composto in maniera ottimizzata. Attenzione però, non dico che non ci sono rischi, ogni investimento ha sempre un rischio, e per cui io faccio le mie considerazioni con i miei soldi e considero soldi che sono disposto ad allocare a questa tipologia di investimento. Ovviamente se qualcuno volesse provare la piattaforma dovrebbe fare i propri studi e le proprie considerazioni. Per parlare di iscriversi alla piattaforma, uno dei pilastri di Prepay è il numero chiuso. Cosa? Prepay non vuole nuovi iscritti? No, non è che non li vuole, ma non vuole che assolutamente si crei l'investitore uno fra tanti, un numero che investe in progetti ad cazzum, come dico io, solo per la FOMO del momento. Invece si cerca di selezionare degli investitori consapevoli che abbiano il tempo di studiarsi tutte le carte e i documenti del progetto per capire effettivamente in cosa stanno investendo, cosa stanno rischiando. Prepay non vuole la massa di investitori, vuole invece persone in grado di valutare con criterio quello che stanno facendo. Oltre a questo, il numero chiuso permette di mantenere un equilibrio fra la domanda e l'offerta, in modo da evitare quei fastidiosi click day dove bisogna impazzire per riuscire a investire in quanto i progetti
si chiudono in pochi secondi, invece in prepay questo non esiste, lasciando a tutti gli investitori il tempo necessario per valutare e studiare attentamente i progetti. Comunque, visto la mole di progetti in arrivo fino all'esaurimento dei posti disponibili, le iscrizioni sono momentaneamente, e ripeto momentaneamente, aperte. Per cui chi fosse interessato a provare il prepay deve entrare in questa finestra temporale. Questo significa anche un'altra cosa, che i progetti non vengono pubblicati a raffica, ma un po' alla volta, proprio per dare ad ogni investitore, ma anche a ogni azienda che chiede il finanziamento, la possibilità di avere la cura e l'attenzione necessaria senza di essere uno fra i tanti. E fra i vari pilastri ci sono anche la chiarezza e la documentazione. In ogni progetto da finanziare ci sarà un'interessante documentazione fatta dal business plan del progetto stesso, che andrà a presentare per filo e per segno quali sono le fasi del progetto, e poi tutto correlato a corollario da una scheda di valutazione di ogni socio del progetto e da una scheda di valutazione di ogni progetto fatto secondo uno degli altri pilastri, cioè un board parzialmente esterno composto da due valutatori che sono parte della organizzazione di prepay e tre esperti invece che provengono dall'esterno. Il board va ad assegnare una valutazione di rischio indipendente. Questo aspetto poi lo andiamo a vedere e approfondire in piattaforma quando vi faccio vedere nella dashboard del progetto che è attivo come viene organizzata la documentazione. Questa documentazione viene sempre pubblicata in maniera completa e soprattutto prima che le raccolte inizino, in modo che ogni investitore o potenziale tale possa avere il tempo di leggere con calma ed attenzione tutto e capire se il progetto possa fare a casa sua e per cui se sia interessante investirci. In tutti i progetti poi i soci fondatori investono come società prepay e anche individualmente. Questo è un altro pilastro, un modo per dimostrare la serietà dell'azienda che, se crede in un progetto, lo valuta con le proprie due diligence e lo finanzia e vuole copartecipare al rischio della propria famiglia di investitori con il proprio capitale, e questa è un'altra cosa che ammiro veramente tanto. Ultimo pilastro veramente eccezionale facente parte dell'ecosistema prepay sono i bonus. In pratica prepay ti aiuta a mitigare e ridurre il rischio erogando dei bonus che va ad investire in piattaforma per te. I bonus sono una delle caratteristiche più apprezzate dell'ecosistema prepay. Si tratta di importi che prepay investe per te nei progetti per consentirti di accrescere il rendimento delle tue operazioni senza aggiungere dei rischi. In pratica, grazie al bonus si avrà una somma addizionale fornita da prepay da aggiungere al capitale che deciderai di andare a investire in un determinato progetto. L'interesse che il proponente del progetto ti riconoscerà sul capitale del totale investito, costituito dal tuo capitale più l'importo del bonus prepay, resterà interamente a te che sei investitore, mentre prepay, al termine del progetto, recupererà soltanto la quota capitale direttamente dall'azienda proponente e tu su quello non dovrai pagare nulla. Così accrescerai solo il rendimento dei tuoi investimenti e non i tuoi rischi. Ora però voglio dire la verità, è quasi un anno che snobbo questa piattaforma, sinceramente l'avevo capita male. Forse per eccesso di ignoranza, scarso interesse o magari solo perché, a causa delle bruciature che ho preso ai miei inizi, partivo molto prevenuto. Devo essere sincero, sono piacevolmente sorpreso in positivo. Tutto l'ecosistema è un processo eccezionale di ottimizzazione e perfezionamento delle piattaforme fino ad oggi ho incontrato, che sono portate ad un livello secondo me veramente unico nel suo genere, e per cui si mostra qui la cocciutaggine di un calabrese puro, quale quello che sono io. Bene, ora andiamo sulla piattaforma, ve la faccio vedere, facciamo il mio investimento insieme, così vediamo anche come si fa, e poi torniamo assieme qui per le ultime considerazioni. Prima di andare al PC però volevo solo dirvi che con prepay sono riuscito ad avere la disponibilità di un codice bonus. Se al momento dell'iscrizione inserite il codice IORISP100, IORISP100, avrete la possibilità di avere un bonus di 100 euro da investire nella piattaforma per poter aumentare sia la percentuale di rendimento e conseguentemente ridurre anche il rischio del capitale investito. Sono codici limitati e non sono come quelli di Giorgio Mastrotta, solo le prime 10 telefonate, che sono farlocche alla fine, sono tutte. Qui si finiscono veramente presto e per cui se sei interessato a iscriverti, falla più presto. Basta parole, andiamo al PC. Ed eccoci qui sulla piattaforma prepay, la prima pagina. Se sei un nuovo utente, l'unica cosa che devi fare è registrarti indicando il tuo nome, cognome, data di nascita, numero di telefono, email e password e consentendo al trattamento dei dati personali. Una volta all'interno ti verrà richiesto di andarti ad identificare caricando un documento, indicando anche il tuo codice IBAN, indicando se hai un codice promozione che in questo caso ti ricordo è IORISP100, ti lascerò da qui da qualche parte, e successivamente ti verrà attivato il conto. Adesso invece vado ad entrare nella piattaforma con il mio login e la mia password e ti faccio vedere quello che c'è all'interno.
In questo momento, come si può vedere, qui non c'è nessun investimento, infatti mi dice che il mio rendimento mensile è zero, ma l'investimento lo andiamo a fare subito adesso nel progetto che in questo momento è presente sulla piattaforma. Poi abbiamo l'obiettivo, perché qui si può fissare anche un obiettivo andando a, diciamo, a creare i propri obiettivi di investimento, e cliccando su questo tastino si può anche selezionare quanto si vorrebbe investire ogni mese, quanto ammonta il fabbisogno mensile, poi confermare e si crea appunto un obiettivo che la piattaforma terrà in tracking. Qui, nel caso selezionassimo appunto fissa il tuo obiettivo, avremo qui la nostra rendita mensile e l'anno in cui si presume andremo a raggiungerlo. Cliccando sul tasto investimenti vediamo quali sono gli investimenti attivi, ma fra un po' ci sarà perché lo facciamo insieme. Cliccando su conto si vedranno tutte le transazioni che abbiamo effettuato e poi i dati sui miei dati personali, per cui in questo momento non clicco questi due tasti. Sui tasti chi siamo e come funziona appunto viene spiegato prepay, lo potete fare seguendo questo video mio, ma se volete andare a approfondire ovviamente vi ricordo che potete andare anche sul sito prepayinvestimenti.it e andare a studiarvi per bene come funziona la piattaforma. Invece ho cliccato su opportunità. Su questa pagina si può vedere quali sono stati i vari progetti finanziati in passato, quanto tempo ci hanno messo, quanti sono stati gli investitori, quanti soldi sono stati raccolti, qual è il rendimento stimato, la durata in mesi, l'obiettivo minimo e la raccolta massima. In questo caso questo è il progetto aperto, Top Multi 110%, e andiamo a cliccarci su, in cui andiamo a vedere appunto qual è la tipologia di investimento. La descrizione la troviamo qui, rientra nel settore della riqualificazione energetica. L'amministratore unico è il socio di maggioranza della Top Capital SRL di Antonio Fasanella, che è uno dei cofondatori appunto di Prepay. Qui vediamo tutti gli interventi che questo progetto ha in conto, vediamo che il progetto è in raccolta, qual è la raccolta massima, qual è l'obiettivo di raccolta, quando è iniziata il 31 marzo e si chiuderà il 10 maggio. Attualmente sono 115 finanziatori e la durata è di 18 mesi con un ROI stimato del 18%. Perché questo? Perché se andiamo a vedere sui dati finanziari vediamo che l'interesse offerto è il 12% annuale, ma andando a protrarsi questo investimento per 18 mesi il rendimento totale è del 18%, con la famosissima formula prepay annualizzata, in cui andiamo a vedere di cosa si tratta e lo spiega qua sotto. Questa operazione verrà finanziata con la formula prepay, il che significa che l'interesse maturato annuale sarà pagato in anticipo, per cui il primo 12% verrà pagato appunto dopo 15 giorni dalla chiusura del progetto e il restante 6%, quello che include gli interessi dal 13° al 18° mese, verrà pagato appunto al 12° mese. Quali sono i documenti scaricabili? Questi sono visionabili anche per chi non è iscritto alla piattaforma: il business plan, quello che è il titolo dell'operazione, il costo del finanziamento, i costi totali d'acquisto, i preventivi vari. In questo modo andiamo a studiare qual è veramente il business plan del progetto. Poi abbiamo la scheda di valutazione del progetto, in cui andremo a trovare tutti i dettagli, quali sono le analisi che sono state fatte, come sono state fatte, che conformità o non conformità sono state trovate. Documento molto importante anche per capire la solidità del progetto. E poi abbiamo la scheda di valutazione di rating, che appunto ha questo board misto, due interni della piattaforma prepay e tre che sono esterni, e va a dare un'analisi e un'assegnazione di rating ai vari proponenti. Documento importante per capire se chi ha proposto il progetto o i vari imprenditori che sono parte della società che ha proposto il progetto siano affidabili oppure meno. Quindi adesso cosa vado a fare? Quello che ho promesso, vado a investire i miei 300 euro. Questo è l'importo che si presume che io abbia. Vado a investi ora, qui mi chiede il bonus e qui voi andrete a inserire US RISP 100, per cui lo vado a scrivere adesso. Una volta che ho cliccato mi dice qui che l'investimento è stato fatto, vi terremo aggiornato con l'avanzamento del progetto e il codice bonus è in fase di verifica. Se è valido, appunto questo bonus verrà caricato entro alcuni giorni sulla piattaforma. E adesso se vado sulla mia dashboard, teoricamente dovrei andare a vedere questo investimento. Infatti qui sulla dashboard posso andare a vedere che il mio rendimento sarà di 54 euro. Se andiamo su investimenti possiamo vedere che questo investimento è stato fatto e appunto una volta che il bonus verrà confermato apparirà anche qui. Bene, adesso ritorniamo al mio faccino per le ultime considerazioni. Bene, eccoci tornati qui. Che dire, è più di un anno che non investo in peer-to-peer lending o piattaforme simili e non ho mai investito in nessuna piattaforma di crowdfunding. Come il primo caffè o la prima birra, due sapori amari che non tutti amano. Bisogna apprezzarne l'aroma, la fattura e tutto il colore che c'è intorno. Cosa che si fa col tempo, con pazienza, senza fretta. Sono veramente grato di aver aspettato tanto e soprattutto di aver fatto gli errori che ho commesso in passato, perché ho evitato di cadere in ulteriori trappole di investimento e sono arrivato ad incontrare Prepay, secondo me, nel momento giusto. Se vuoi provare la piattaforma, ti ricordo che il link della piattaforma più il codice bonus lo trovi sia qui sotto in descrizione che nel primo commento pinnato del canale. Se hai dubbi o incertezze o perplessità, non devi chiamare assolutamente il Mago Walter, ma oltre ad esserci io nei commenti,
Sto anche cercando di organizzare una intervista in loco negli uffici di Prepay per darvi tutte le risposte possibili agli eventuali vostri quesiti. Se il contenuto è stato di tuo gradimento, quello che devi fare è quello sì che è sicuramente un investimento sicuro e straordinario, è quello di lasciare un bel pollice in su ed iscriverti al canale, cliccando la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. Anche per oggi è tutto e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!